Elon Musk, sono stati due mesi in... Ciao a tutti, oggi è 10 luglio 2018, sono qui al laghetto di Costa 4 Novembre, dove stiamo marchiando le tartarughe. Numerando, esattamente, perché marchiare sembra numerare. Numerare. Bianco sono le femmine, queste senza numero, adesso col blu, che è un maschio, gli daremo il numero. Questo diventerà il numero 10. Guardate. Cos'è? Un'unghiolina? Un maschio. Sì, ma la vernice cos'è? Un'unghiolina? Sì, è smalto per unghie da donna. Però si vede poco, eh? Lo so, perché devo andare a prendere dai cinesi, che sono più densi. Lo ripasserò due o tre volte, lo farò un po' più grosso. Vedi? Devi farlo asciugare un po', però, eh? Sì, adesso siamo qua 10 minuti. Fra qualche minuto queste tartarughe andranno a far compagnia alle loro amiche. Queste sono state molti mesi dal veterinario perché erano malate, e anche quest'inverno sono da tenere d'occhio. Questa qui è quella di bianca, è 14? Sì, è la 14. Questa è la 10, da tenere d'occhio perché non si sa se riescono ad andare in letargo, essendo deboli, e se non riescono ad andare in letargo le veniamo a prendere e le facciamo passare l'inverno in casa. Capito. Questa è una Elegance con le guance rosse, il maschio, guardatelo lì. La Elegance, avvicinati, con le guance rosse, è abbastanza rara e adesso sono tutte proibite, è proibito la commercializzazione anche. Che è Luigi 14? È un maschio, sì, è vero, è vero. No, maschio, scusa, è una femmina. Femmina, è una femmina. Questo è un maschio. Questo è un maschio. Va bene. Ok. Allora la metti giù? Sì, no, aspettiamo che si asciughi e... Cominci a mettere giù l'altra, allora. Sì. Edoardo, proviamo a cominciare a mettere la femmina che è asciutto. Sì, certo. E questo aspettiamo un secondo. Aspettiamo un attimo. Dai, prendilo e così ti riprende mentre la... Ok. Allora. Gliela passi tu? No. Ce la fai? Guarda. Mettiamo dentro lei? Sì, questa dove devo ancora asciugare. Agata. E spiega un attimo quel guscio. Allora, questo guscio così brutto, piatto, dovuto al fatto che la tartaruga è la mamma. La mamma è una malattia che viene alle tartarughe che non sono tenute bene e per alimentazione scorretta, ricca soprattutto. Ma è una tartaruga trovata questa? È una tartaruga trovata in un laghetto ad Asti che stava malissimo, pensavamo che morisse, e invece siamo riusciti a salvarla. Poi io portata dal veterinario, sì. È stata un mese e mezzo in terapia dal veterinario, poi l'ho tenuta a casa io altri due mesi circa. E adesso si è ripresa totalmente, il carapace brutto, sta facendo la muta, poi qua col sole la farà meglio, però questo carapace così piatto è dovuto alla mamma, una malattia
che sì, si contrae per un'alimentazione errata, scorretta, mancanza della lampada UVB, mancanza di spazio adeguato, soprattutto un'alimentazione ricca di pane, che è un alimento che alle tartarughe non andrebbe non mai e poi mai dato. E neanche quindi, neanche i pesci rossi. E quindi cosa succede? Succede che il carapace, anziché crescere bene come questa, si deforma, ma ci sono anche dei casi peggiori, diciamo, di momo. Questo comunque è un caso ancora medio che consentirà, mi auguro, alla tartaruga di sopravvivere anche in letargo. La terremo d'occhio per vedere che comunque poi riesca a nuotare, soprattutto che stia bene. Poi vedo che tutto catalogato qua. Sì. Una femmina, perché come vedete le unghie sono corte, la coda non è grande. La quattordicesima è la femmina numero 14, che si chiama Agata, l'abbiamo dato questo nome quando l'avevamo trovata. Agata, guarda, stupisci come è ridotto quest'uomo per te. Boh, andiamo in laghetto, dai. Sì, adesso fra poco raggiunge anche questa. Entri dentro. Sì. La metti sulle pietre, poi mettiamo sulle pietre e poi riprendi, attento. No, va bene. Ci potrebbe fare un cancelletto lì, però. Poi metteremo qua un cancelletto. Eccola. Vediamo se capisce i suoi primi passi all'aria del laghetto, un po' imbranata, fa cadere, uppla, guarda, controlla se nuota, ce la fa? Verifichiamo un attimo, mi sembra che sia, non ce la faccio, sì, sì. Ce la fa? Sì, sta andando, arriva qui, sì, direi di sì. Non è che muore annegato, no? Ma non credo, perché ci sono tanti attivi qua, quindi non lo so. È un lì, vedi? Caldato, quello sì. Disorientato. Se stai lì ti passo anche questo. Sì, certo. Guarda un po' se è asciutto. Fammela vedere bene. Un attimo, no, ancora no, direi di attendere ancora qualche minuto. E la storia di questa tartaruga? Allora, questa tartaruga è stata trovata sempre ad Asti, dove avevamo trovato anche l'altra. Agata. Non ha deformazioni, non ha problemi di salute, ma aveva una brutta polmonite, che in un polmone quasi del tutto andato, anche lì con antibiotici, lunga terapia, caldo, lampade adeguate, pare essersi ripresa. Entrambe vanno tenute sotto controllo, soprattutto poi al primo freddo, ecco, all'inizio. Prendi, riprendi gli spettatori. Guarda gli spettatori. Questo collo si mette io 20 giorni. Sì. E anche tutte e due, guarda, non è la due, guarda tutte e due. Tutte femmine, curiosa, tutte femmine. Sì, e c'è un maschio. Quella lì invece è un maschio. Adesso quel signore me lo deve riportare, non l'ho visto. Ma non ti ha detto che numero è? No, mi ha detto, secondo me si è sbagliato. 12. 12 maschio non c'è. Non c'è, sarà stata una femmina. Potrebbe essere una 12 femmina. Lì c'è l'11 femmina, che sta venendo. No, la 12 è là, guarda. No, quella là è quella che abbiamo messo adesso. Ah. È la passata. Sì. E quella timida non si vede più. Quale? Quella bellissima, la 9. La 9 maschio non l'ho ancora vista, ma è molto timida, quindi ci può essere che magari non ci sia. Una volta l'ho vista che si era applicata sulle felci. È un po' che non vedo la 9 femmina. Soffia di sopra, eh. Ah no, è quella rossa, la nave femmina, sì, l'ho vista. Sì. Anche questa è una tartaruga che ha la mamma. Che ha? La mamma. Quale? La 1? La 1 è la mamma. È meno grave di Agata, ma anche lei ha la mamma. La mettiamo giù quella? Piaciuta, sì. Nome? Questo è Rocco. Rocco. Siffredi? Rocco. Siffredi. Controlliamo un altro. Queste non sa nuotare? Nata subito.
aveva un polmone. Rocco, guarda, ci sono tante femmine qua, Volta. Ma dove è andata? Parata? Direi che non ha problemi questa. No. È là che si appoggia la 14? Sì, sì. Non è che è in difficoltà. No. Se c'è un maschio là che le gira attorno. No, assolutamente. Ecco, quella lì è quella che dobbiamo ancora numerare, che sarà la femmina 15. Vado a prendere il retino. Sì. No, poi quando mi lasci a casa ti lascio una roba, eh. Sì, aspetta che apro un po' d'acqua perché mi stanno facendo cose. Allora, le numerazioni bianche sono le femmine. Notate che il maschio nero ha subito cercato di attaccare la femmina. Attaccarsi alla femmina. Tutti insieme, li abbiamo separati noi perché stavano entrambi molto male. E invece qui hanno un ambiente che è perfettamente idoneo a loro. Faremo degli ulteriori interventi per metterlo in sicurezza. Guarda, qual è? Il numero da 10. Da 10 femmine. È andato sotto. E bisogna tagliare un po' di roba lì, eh? Sì. Vabbè, ok, va bene. Saluta. Allora. Facciamo salutare da Edoardo. Edoardo, vuoi fare un saluto? Ciao, ciao, ciao a tutti. Va bene. Ciao. Arrivederci a tutti. Ciao. Dal laghetto di Corso 4 Novembre. Arrivederci, a presto.